Bravissimi? Ok. Allora, perché siamo qui questa sera? Vogliamo vedere subito in un filmato. Poche centinaia di metri e l'americano sembra potercela fare.
casa di Roma mi ha guardato, ma lo sguardo è stato più che eloquente, mi voleva dire, boh, il lavoro l'abbiamo fatto, adesso pensaci tu. L'americano poi era all'attacco, un altro americano in seconda posizione, Greg LeMond. Giuseppe Saronni è qua stasera naturalmente con noi, a quasi 40 anni da quella vittoria, vi ricordiamo il 5 di settembre del 1982, erano già quasi tutti nati stasera, a parte il sindaco, l'altro giorno quando ti ho chiesto ma cosa ti ricordi di quella vittoria, tu cosa mi hai risposto? La prima cosa? Quando avevo mal di piedi. Ah sì? In effetti è vero, dopo l'arrivo sono stato subito circondato da tifosi, da persone, ma soprattutto dai gendarmi inglesi, che erano piccolini, il più piccolo era 2 metri. Mi ricordo che io ero in mezzo a loro e guardavo per terra, avevano dei piedi e gli scarponi così, e uno di questi mi ha pestato un piede. Un male dell'accidente, ho dovuto togliere le scarpe, difatti alla premiazione io sono senza scarpe, contrariamente alle mode che hanno, proprio perché avevo un mal di piedi incredibile. Questa è la prima cosa che mi ricordo del campionato d'Europa, oltre alle cose più belle. Ecco, questo fine settimana, grazie. Tanto per non andare sempre sui soliti discorsi, esatto. E andare solo sul mal di piedi. Esatto, questa sera ci proponiamo magari di raccontare qualche aneddoto, di raccontare qualche cosa di particolare, grazie anche alla preziosa e gradita collaborazione di Beppe Conti. Tra l'altro festeggiamo, domani ci sarà la pedalata, pedali anche tu. No, io no, perché domani si festeggia anche l'anniversario della prima vittoria da corridore di Beppe Conti del 4 settembre 1966 da esordiente. No, c'è solo questo. Adesso. C'è questo. Perché qui sai che l'amministrazione comunale non c'è. Pronto. Potete prendere posto per stare comodi. Io sono un po' a disagio a stare vicino a due personaggi di questa caratura, a dire la verità. Non mi ricordo più, aiutami, non mi ricordo se correi per il pedale chierese. Bravo, sì. No, sono solo questo, basta. Di te non so nient'altro. No, allora. era stata un'impresa a raccontare questa cosa. Hai fatto 10 vittorie, tra l'altro, dopo di là. Ho fatto 10 vittorie, ma quella prima, il 4 settembre 66. Io abito a Cambiano, che è fuori Torino, una ventina di chilometri, e nessuno mi portava a correre quel giorno, avevo 15 anni, ho preso la bicicletta, ho fatto Cambiano, Torino, ho attraversato la città, che oggi è una cosa improponibile, sono andato fino a Cirié, posto ciclistico Cirié, io ero specialità su chi a ruote, sempre a ruota, mai tirato un metro. A chi assomigliavi dai professionisti? Lui un po'.
uomo. Ah, ecco. Ha detto un'analogia, già. No, scherzo. Anche lui ci mancherebbe. No. E comunque ho fatto questa corsa con salite, discese, io una fatica tremenda, erano in tre in fuga, io ho detto faccio quarto perché ero convinto di essere veloce, no? Faccio quarto, a 5 dall'arrivo li prendiamo, volata, mi sono voltato da tutte e due le parti, ho fatto le braccia, ho preso la coppa e sono tornato a casa in bici. 150 km quel giorno. Stavo contando i chilometri. 150 km, quindi è una grande impresa per me. Poi un'altra cosa che avete in comune. Sì. Che avete battuto Moser, perché tu all'Eco di Bergamo, non so quando Monanche, cosa hai fatto? Primo, e ho battuto, si è messa 1969, traguardo volante a seriate di 40.000 lire il primo, nel 69 era una roba, perché 200 corridori in volata, io l'ho vinta, ho intascato queste 40.000 lire, che di più non potevo fare, perché poi ti dico come da te, e Moser era in gruppo, non ha fatto la volata, ma io l'ho battuto. Perché c'era, no. Poi si è entrato in galleria, siamo caduti in 20 e io meno male che sono caduto così ho ripreso la salita. Quindi con tutte queste cose che avevamo in comune, ma perché dicevano che eri tifoso Moseriano? Perché tu mi chiamavi Beppe Moser? Per quale motivo? Perché allora mi dicevano che eri diciamo molto affezionato a Moser. Per fortuna mai dire mai e poi nella vita si cambia. Ecco, questo inizio è per farvi capire un po' come impostiamo questa chiacchierata che è stata data in là da questo grande anniversario, questa celebrazione di Beppe, dal tuo libro, l'altro Beppe, io che mi chiamo Sergio, non conta niente, tutti Beppe. Beh, ti chiami Sergio, come Sergio Neri, che è l'inventore della fucilata di Gurgur, perché la fucilata di Gurgur, come c'è nel libro, lo scrisse il giorno stesso Sergio Neri sul Corriere dello Sport. Allora, la fucilata era sua, quindi sono un po' sì. Allora, adesso chiacchiereremo per un po' di tempo, vedremo poi delle bellissime fotografie di Beppe, sia riguardanti l'attività giovanile, sia riguardante il professionismo, e poi ci sarà spazio anche se qualcuno di voi vorrà fare delle domande. Però prima dobbiamo fare un atto istituzionale, invito vicino a me il sindaco di Cittiglio, Rossella Magnani, per il saluto. E tra l'altro è una che se ne intende di subito, non è che sai quei, vieni qua in mezzo Rossella, non è uno di quei sindaci che fanno un discorso così campato per aria e non sanno neanche come è fatta la bicicletta. Prego. Speriamo di farvela finire. Prego, signor sindaco. Allora, no, sono chiaramente onorata come sindaco del paese di Alfredo Villa ad ospitare due personaggi così importanti come voi due, devo essere sincera. Saronni, che caspita, è un campione, ha quasi 200 vittorie importanti, preziose, collezionate in tanti anni di carriera. È l'uomo della fucilata di Gurgur, questo l'abbiamo già detto ma non ci stanchiamo di ripeterlo, e con questa ha emozionato tutti gli italiani. Cioè, ho visto prima le persone qua applaudire proprio in modo sentito, e io le imprese di Saronni le ho conosciute attraverso i racconti del mio papà, che ancora oggi si emoziona e che domani pedalerà con lei per onorare insomma questa festa. E poi abbiamo Beppe Conti, che insomma lui è la storia giornalistica veramente del ciclismo italiano, internazionale anzi, per cui lui ha conosciuto tutti i campioni più importanti insomma del ciclismo, e non solo ne ha raccontato secondo me le imprese, ma ne ha raccontato anche la parte umana, e questa è una sensibilità che non tutti hanno e secondo me ha un valore molto molto grande. Grazie. Questa sera io l'ho conosciuta, adesso glielo dico adesso, ci siamo conosciuti nel 2015, facevo la corrispondente per un piccolo giornale con cui lavoravo, nella tappa del Giro d'Italia che è stata di Rapallo, Sestri Levante. A Sestri Levante abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere, così. Esattamente, io ero lì, una giovane giornalista inesperta, ma che insomma appassionata di ciclismo. Per cui abbiamo questa sera, abbiamo chi il ciclismo l'ha vissuto proprio in prima persona pedalando e chi il ciclismo l'ha raccontato e l'ha saputo raccontare. Per cui un grandissimo onore e grazie per essere venuti. Perfetto. Ah, sì, no, devi l'applauso per
Scherzo, a parte tutto volevo ringraziare altri due grandissimi del ciclismo che sono presenti in sala, che sono Ceruti e Silvano Contini. Giordano Azimonte, possiamo magari far scorrere un po' di fotografie intanto che noi parliamo, ma quando è nata l'idea di fare questo libro che era doveroso? Sì, ma guarda, io ne ho scritto un altro che era Moser Saronni, Duello Infinito, no? In cui ho raccontato per questa guerra splendida che c'è stata fra questi due campioni, e questo libro ha avuto un bel successo, devo dire, e da quel libro è nato questo. Però che mi ha colpito è stata la sua dedica, perché io ovviamente ho regalato uno a lui, uno a Moser, e quell'altro, e lui mi ha scritto: grazie per tutto quello che hai scritto allora, anche se magari allora eravamo un po' rivali, qualche dire, da parte di quell'altro, magari in certe occasioni solo. E lui mi ha scritto: grazie per aver regalato, e sono certo che se fossi adesso tu saresti dalla mia parte. Mi ha scritto, allora ho dovuto fare. Se lo meritava, ed è un libro che secondo me sicuramente può aver successo. Tra l'altro, la prima volta lo presentiamo ufficialmente qui, perché è capitato proprio lunedì saremo a Borgo Manero, che pensavo fosse la prima, invece siamo un po' più avanti del piemontese, no? Sì, ma no, hai ragione. Ma tu, Peppe, ti senti novarese, no, milanese, varesotto? Perché c'è un po' queste tre realtà che ti... Beh, sono nato a Novara perché i miei lavoravano lì, ma ci sono stato pochissimo. E comunque la mia famiglia è Brambilla e Bettinelli, quindi sono milanesi, non si scappa. Quindi insomma mi sento lombardo anche se sono nato a Novara, ovviamente. Oh, ragazzi, non preoccupate, arriviamo anche lì, attenzione, non scappa mica questa storia. Quindi, a parte che quando Sergio abbiamo un po' prospettato questa pedalata in ricordo del campionato del mondo, e mi dice: ma perché non facciamo anche una serata e parliamo un po' di ciclismo, questa è stata una cosa veramente bella, perché oltre a trovare tutti amici qui, oltre ai ragazzi che abbiamo corso, ci siamo allenati insieme tanto, e tanti di questi mi hanno fatto soffrire, non solo la mia dilettanza, ma anche dopo, l'ho accettato volentieri, perché queste sono le mie strade di allenamento, i miei posti, proprio la mia palestra di allenamento è qui, la mia casa di campagna è sempre stata in questa zona, perché c'era proprio la possibilità di allenarmi e avere tutti i percorsi e di stare al fresco. Sono i posti che mi sono sempre piaciuti di più, e tra l'altro, guarda caso, oggi sono qui, ho qualcosa qui e quindi resto, e sono, non sono più neanche milanese, sono varese. E proprio il mondiale tu lo preparasti qui, su queste strade? Veramente, avevo una piccola casetta a Marchiolo, spesso e volentieri venivano i compagni di squadra a farmi compagnia ad allenarmi, Ceruti tra questi, Silvano no, perché Silvano era un avversario, poi lui andava troppo forte in salita, e quindi fare il Cuvignone, queste salite qui, era meglio schivarlo, era meglio evitarlo. E ci siamo allenati e preparati proprio in queste zone, e tutte le salite della zona erano proprio le salite che facevamo in preparazione mondiale. Ma Beppe, questa rivalità era così forte con Moser, oppure i giornalisti come voi, una volta non c'erano i social, c'erano voi
eravate voi 4-5 giornalisti di riferimento, diciamo, del ciclo. Noi aspettavamo la Gazzetta, Tutto Sport il giorno dopo per leggere. Esisteva davvero oppure è stata un po' ingigantita? Tutto Sport, io ci sguazzavo lì invece, no? Perché no, è stata, guarda, a me è successo una volta, se vuoi entriamo subito in scena e racconto una storia del libro. Mi è successo una volta di non scrivere cosa si erano detti, perché era più forte di quello che scrivevo sempre. Era una rivalità. Quindi è tutto dire. È tutto, era sentitissima, era tutta vera ed è stata la nostra fortuna. Perché io ti dico, io ho cominciato a fare giornalista nel 1976, seguendo l'ultima Sanremo di Merckx per la Gazzetta dello Sport. Poi ho cambiato giornale perché in Gazzetta ero chiuso e non riuscivo a seguire il Giro d'Italia. Ne ho fatti 44, quindi ho fatto bene a cambiare. No. Ma a parte questo, ma da allora a oggi non è mai più stato un bel ciclismo come quello. Cioè il ciclismo di Saronni Moser è stato il più bello in assoluto, ti dico, dal 76 a oggi. Sicuramente, è stato qualcosa di magico. Perché, ma tu provi a rifilmarti, io per fortuna io sono in Rai dal 2010 e quindi gli ho mandate migliaia di volte tutte queste immagini, ma una Coppa Bernocchi, una Coppa Agostone, una Trevalli, c'era più gente di una tappa del Tour di oggi o del Giro d'Italia. C'era un entusiasmo popolare che purtroppo non c'è più, per merito suo e di Moser. Noi l'unica cosa che facevamo, piombavi sul traguardo, andavi da lui, gli chiedevi una cosa e poi andavi tutto da quell'altro per la reazione. E accendevi il fuoco, no, chiaramente, però senza mai inventare niente. E allora vi racconto, entro subito in tema, perché ci sono tante storie, tanti retroscena che sarebbe bello raccontare, ma andremo avanti fino a domattina, certo. Allora, 1979, da una grande idea di Nino Baracchi e soprattutto di Mario Fossati, giornalista, uno dei più grandi in assoluto in ciclismo, Brera, Raschi, Fossati, direi, no? E Mario Fossati, perché Nino Baracchi dice quest'anno non faccio il Baracchi perché non ho il corridore da mettere in coppia. E Fossati mi dice, ti do io la coppia, Moser con Saronni. Ma come? Sì, insomma, fanno il trofeo Baracchi, Moser Saronni con gli stranieri. E anche lì poi lui racconterà cosa è successo in questo trofeo Baracchi, perché è incredibile. Cioè, correndolo in coppia sono riusciti a quasi a litigare. No. È vero, però andiamo prima col Baracchi, se vuoi, poi ti racconto il retro, tutto più di quello che c'è sul libro, per qualcosa abbiamo selezionato. No, vabbè, sì, Baracchi è stata una bella storia, perché intanto viene Carletto Chiappano, no? Sì. Il nostro direttore, che per me era un fratello, sì. Grandissima. Che aveva un rapporto umano con noi incredibile, e vabbè, viene, eravamo ad una corsa e non sa come fare il numero, e mi dice, ma cosa ne dici? Sai, c'è il Baracchi, sai, mi ha telefonato Baracchi e mi dice, ma Albert vuole correre il Baracchi, e vabbè, fa un discorso, la prende alla lontana, a un certo punto dico, ascolta Carlo, ma devo fare il Baracchi, ma con chi? E sai, vince con Moser. Lì sono rimasto anche un attimo, perché sai, non era mica semplice decidere di farlo con uno che ha sempre messo in crisi tutti i suoi compagni, no? Perché comunque è inutile dire che il cronometro andava, Moser era all'apice della carriera e via via. Però il problema è che quando è stato chiesto a Moser, Baracchi ha chiesto a Moser, ma lo faresti con Saronni? Lui dice, vabbè, se quello là lo vuole fare. E quindi il problema di dire di no toccava a me. Beh, e io non me la sono sentito, certo. L'orgoglio, dico, no, io non dico di no. Certo. Vabbè, se lui ci sta, va bene. Sì. E da lì è nato tutto. Però dovremmo almeno qualche volta provare i cambi, andarsi a allenare un giorno prima. Ma dovevamo trovarci due giorni prima per andare a provare il percorso. Eravamo alloggiati in centro a Bergamo, sì. E vabbè, io vado a provare il percorso perché Moser non c'è, sta arrivando, non arriva, è impegnato, non c'è, va bene, provo il percorso da solo. Arriva alla sera dice il suo direttore sportivo, domani mattina andate a fare un girettino, va bene, la facciamo breve. Alla mattina era impegnato, doveva fare, non c'era.
Insomma, morale della favola, ci siamo trovati sulla passerella di partenza senza mai aver fatto un cambio e senza mai aver fatto un giro assieme. E lui mi guarda e mi fa, e io dico, ok, bene, andiamo, e siamo partiti. Poi pronti via, alle, e tutta la prima parte, alle, vabbè, dentro di me, dico, va bene, alle, che tiriamo uguale, stiamo andando bene, tiriamo uguale, però lui, alle, ad un certo punto, eravamo in vantaggio, verso tre quarti di gara, io cominciavo anche a essere stanco, tutti e due eravamo stanchi, ma io probabilmente anche un po' più di lui, e lui continuava a dire, alle, eravamo quasi due minuti, a un certo punto, non sapevo più cosa dire, cioè, per difendermi da questo alle. E mi viene un attimo di lucidità e gli dico, ma Francesco, facciamo due minuti, ma con quanto vuoi vincere? Per farlo, come restare più tranquillo, no? E vabbè, e lì poi siamo andati a regolare, io ho fatto una fatica bestia, sì. però mi racconti che arrivavano con la lavagna andati i tempi, arrivavano con la lavagna perché allora l'ammiraglia era l'ammiraglia della Samsung, la sua, e il direttore sportivo Carletto Chiappano era dietro, c'era Bartolozzi davanti e c'era ogni tot chilometri potevano venire e adatti il tempo con questa lavagnetta, e guarda caso arrivavano a dare il tempo con questa lavagnetta sempre quando tiravano Zé, quindi capisci, cioè, c'erano anche queste cose qui. Io sono arrivato al baracchi che ti devo dire sono stato due giorni, avevo un mal di sedere che non riuscivo più nemmeno a stare seduto, però non ho mollato un non hai mollato un mezzo questa è stata l'esperienza. Questo è stato il baracchi, ma due sere prima, quello che non ho mai scritto sul giornale e che adesso si può dire, l'ho scritto nel libro però nell'altro prima, due sere prima allora c'era al Palasport di San Siro, questo Palasport che solo in Italia può succedere che crolli per la neve a Milano e dal 1985 non ne facciano un altro, no, pazzesco, è pazzesco, hanno fatto tutti gli stadi d'Italia 90 e non hanno fatto un velodromo coperto, questa è la cosa agghiacciante. Comunque in questo gioiello di San Siro c'è una grande riunione con Moser che fa la rivincita del mondiale di inseguimento che aveva perso contro Osterbosch nell'estate ad Amsterdam, e Beppe invece fa una riunione un po' di contorno, non era soddisfatto perché era più protagonista Francesco di lui, e vabbè. Comunque folla in delirio, Moser batte Osterbosch, fa il record della pista, e quindi la folla in delirio, pieno, strapieno il Palasport, finisce tutto sulla Bergamo, il destino vuole che io e lui siamo nello stesso albergo. Siamo allo stesso albergo, non c'era ancora il frigo bar come oggi nell'85, andiamo a mezzanotte a prendersi la bottiglia di minerale al bar. E lo vedo e mi fa, anche tu qui, sì, anche io qui, c'è il baracchi. Mi fa, è andato forte il tuo amico stasera, eh? Io, sì, è andato forte, sì, è stata una grande serata. Il mio amico, come dici tu, ha battuto Osterbosch, che ha fatto anche il record della pista, e lui mi guarda e mi fa, allora se vuoi sapere la verità, il tuo amico stasera non solo ha comprato Osterbosch, ma anche i cronometristi, perché al mio cronometro ci ha messo due secondi più. E poi si rende conto e dice, oh, mica scriverai queste cose, e dico, ma no, dai, questa volta. E me l'ho sostenuto per 30 anni e l'ho messo nel libro. Perché il pericolo c'era. Ah sì, avevo una voglia che non ti dico. Ma in realtà, poi nel libro... È venuto fuori che era stato un tuo amico a dire in realtà, e io quando ti ho visto è chiaro che mi ha preso questo, no? Però in realtà era un mio amico, io tifoso ovviamente, che mi ha fatto questa battuta e io prontamente l'ho fatta a te. Non vedevi l'ora? Non vedevo l'ora. A proposito degli amici, voglio salutare Piero che viene da Calenzano, vero? E gli amici che vengono da Trento? Eccoli qua, grazie. Un po' naturalmente tifosi da ogni parte. Ma i trentini andranno subito a riferire tutto il museo. Ma Giuseppe,
Ti ricordi ancora quando eri a, a gareggiare qui nel Paresotto che eri un ragazzo? Eh? Oh, questo sì, mi piace, questi ricordi mi piacciono. Ti ricordo, lo conosci questo signore? Gianluigi, Gianluigi, non solo me lo ricordo, ma mi ha tirato il collo parecchie volte, sai. Ma era, era un velocista, cos'era, uno scalatore, perché avete un Giro d'Italia da ragazzo, non era un po' più grasso. Era un po' più grasso, sì, però diceva lo stesso, dice, dice, però magari faceva un po' più fatica prima del risotto, però diceva lo stesso. Ma io però, più o meno la vostra età, mi sembra che ho visto vincere parecchie volte anche te davanti a lui. Sì, beh, è successo qualche volta. È, è modesto, eh? Sì, no, 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 ma guarda, io te lo ricordavo prima, poi tra l'altro, no, la domenica andiamo in bicicletta, ce la raccontiamo tutte le nostre. Vengono fuori tante di quelle verità che sono incredibili, che non si possono scrivere sui libri, attenzione. Lo so, ma la prossima volta. E quando, quando io, milanese, abituato a correre in pianura, vabbè, poi anche velocista, correndo in pista, quindi ero agevolato in pianura. Quando non c'erano corse dalle mie parti, ero costretto anche un po' a venire a correre da queste parti. E qui erano tutti su e giù. Allora, da allievo e via via, io... lavoricavo già, perché allora era così, facevo il garzone e facevo il prestinaio e non mi tiravo mica indietro nel mangiare pane, cose buone, qualche dolcetto di là. Quando arrivavo qua, questi disgraziati qua mi tiravano il collo, mi aspettavano in salita e mi attaccavano sempre, ma ce n'era un'infinità di ragazzi qui che andavano forte e mi aspettavano al varco. Ed eravamo io e Maganza, una tipo pista a Buscate, forse probabilmente, a Buscate, a Busto Carolco. E proprio in quella riunione di così, ad un certo punto ci eravamo toccati, eravamo spinti un po', ed era arrivato tuo padre con la chiave inglese e ha detto, guarda la prossima volta! E come ricordo questo di te, di tuo padre,
Poi non ti ho visto più perché sei sempre andato troppo oltre, io sono andato sempre più dietro, quindi gran bei ricordi, e poi anche quando si usciva praticamente quasi tutti i giorni, no? Cabine Vergiato, tutti i professionisti che arrivavano. Bei tempi, bei giri. Bei tempi. Però dai, adesso stai portando avanti veramente bene, no? Vabbè, diciamo che faccio un bel ciclismo parlato, ecco. È più parlato che fatto. Sai che la Trevalli? Lo so. Ce l'hai, ce l'avete, ce l'ho nel cuore. Solo Giovanni Mantovani, il buon Giovanni, che tra l'altro ormai c'è e partecipa, sì, ha vinto, avrei potuto vincere la quinta Trevalli. Lui ha vinto meritatamente, attenzione, tutto il giorno in fula. Però accidenti, gli dico sempre Giovanni, porca miseria. Ma potevo fare un record, potevo fare un record. Era il 1985, più o meno. Beppe, te lo ricordi tu? No, l'anno no. Angera. Diciamo 85, tanto adesso c'è già tutto in mano il telefonino. Puoi sempre rifarti. Controllata sei giusto. Può sempre rifarsi con la Gran Fondo, quindi vincendo di più ancora. Grazie. Grazie Enzo. Beppe Conti. Sì. Una volta Varese siamo arrivati a avere 13-14 professionisti. Ora ne abbiamo 3 o 4. Questa sera ci sono in sala i genitori del nostro corridore più rappresentativo in questo momento, che è Alessandro Poli. Hanno già comprato il libro. Hanno già comprato, sì, il libro. Due libri li ho già dedicati, perché è un ragazzo tu duro. Che segui, sì, attivamente, naturalmente, il finora professionistico, sei in grado di poterci dare, così, non dico un giudizio, ma una tua visione su questo corridore, che a noi noi vediamo il campione. Grazie a Beppe, è nella squadra dove sta correndo adesso, è un corridore che a noi sembra completo. Sì, ha un grande talento e lo ha dimostrato, perché ha vinto la tappa più bella del giro, quindi aver fatto quello che ha fatto il Giro d'Italia. Secondo me dipende anche molto dalla squadra in cui è, che gli diano la libertà che merita. Beppe adesso lui ha fatto magari un mezzo passo, non indietro ma di lato, non è più sull'ammiraglia, ma dipende anche molto dai tecnici, perché un ragazzo di quel talento va valorizzato di più, non puoi fargli fare sempre solo il gregario a Pogaccia, sì, tutta la vita, se si trova con lui a Pogaccia deve essere disponibile a Pogaccia, ma di tutti gli altri che sono in questa squadra no, diamogli più libertà a un ragazzo così, che abbia possibilità di esprimersi, che si assuma le sue responsabilità, perché il numero che ha fatto il Giro d'Italia vuol dire che è in grado di ripeterlo in più occasioni e sempre di più crescendo, quindi è un grande talento. Speriamo che questo ciclismo mondializzato, con tutte queste squadre di 30 corridori che ha esagerato, le corse, in questo siamo in grande sintonia, io e Beppe, 3 corse al giorno diverse, si corre in Spagna, si corre in Germania, si corre in Francia e non riesci più a capire bene come vanno le cose, ma deve avere più spazio e più libertà per entrare in talento. Scusate se scendo ancora io nel pubblico, ma dovevamo avere una valletta, ma poi dove arrivando a Roma ho avuto un problema familiare e non è potuta venire. Silvano Contini, lo conoscete? Quando è stata la prima volta che hai visto Salone? Solo che io non ho mai battuto le varie tappe, qualche volta la presenza, ma raramente purtroppo. Ma quel mondiale di Woodburn, cosa ti è rimasto? Cosa ti è rimasto impresso particolarmente? Una grande soddisfazione per tutti noi che eravamo lì con lui. Una giornata straordinaria, indimenticabile, per tutti quelli che hanno partecipato a quel giorno. Ed essere appunto qui questa giornata, nelle giornate scorse che abbiamo festeggiato questa cosa, c'è un po' un per tutti noi, ma essere stati lì con lui a assistere questa cosa. Anche per te, che non è che avevo un grandissimo rapporto con la nazionale, no? Ogni tanto c'era qualche... Sì, vabbè, più che altro perché io ho parlato male di Mosè, era una cosa d'Italia, da lì il mio rapporto con la federazione è andata male, no? Nell'85, quando... era un giro d'Italia nella mia magia della macchina di Troiani, io l'ho detto,
Bene, io ho preso 2 mesi di squalifica. E poi Silvano, questo sarà un racconto del prossimo libro. Ma quando? Allora, c'è il libro su Salò, ma quando ci sarà un libro su Conti? Ma Paolo Dalla Costa. Dov'è? Paolo Costa? Ah, che quel signore? Cosa sta facendo? Facciamo per l'autunno il ruolo. Per l'autunno li chiamo? Di quest'anno? Grande festa! Vieni qua, ricomponiamo un pezzo. Sergio, scusa. Mi è venuto a mente adesso. No, scusa, guarda quella foto. Ma con chi ce la vedi? Con chi ce la vedi? Questo va forte. No, ce l'ha con la moto davanti. Mi sa che cosa? L'ho trovata io sul giornale francese, c'è sul libro. Ma a parte che correvamo in due squadre diverse, lui era da Bianchi e quindi faceva la sua corsa, eravamo antagonisti anche noi, ci mancherebbe altro. Ci stanavamo, eh. Silvano, cioè, voglio dire, ci ha fatto... Roberto, ma quanto tirare ci hanno fatto fare questi della Bianchi? Volevo chiedere proprio a lui, no? Era così tremendo questo bambino. Sì, con tutta la squadra. Scattava sempre, quindi noi dovevamo seguire. Sapevano di essere battuti, dopo che arrivava, però dovevamo sempre di correre. Come era Pietro come capitano? Bravissimo, a parte qualche episodio. Tipo? Tipo in Lombardia, che mi sono messo a tirare tutte le salite, tutti ben tranquilli dietro, a un certo punto sono venuti scappati. Che può essere uno tra i maggiori campioni del mondo. Che poi avrebbe anche vinto quel mondiale, quell'Ombardia lì. Io mi sono messo lì tranquillo, là in cima, poi gli sono passato in fianco, ma dove volevi andare? È uscita spontanea. Senti, quella giornata di Woodrow è stata magica per tutti, no? È vero quello che diceva Finetti prima nel filmato? Finetti ha fatto un po' il burro. Dov'è Finetti? Quello che non è venuto stasera. È andato nella fuga che doveva andare, certo che se gli andava bene, gli andava bene. Però tutti hanno lavorato per Giuseppe e è risultato per tutta la fine. Quindi è uno dei più bei ricordi che ti sono rimasti della tua carriera questo, oppure qualche altra soddisfazione particolare? Con Giuseppe ho fatto in pratica tutta la carriera e tutte le vittorie che ha fatto ero presente, quindi sono state tutte belle, a Sanremo, in Lombardia, tutte in Giro d'Italia, quindi non ce n'è una in particolare, ma tutte vittorie belle. Ma è superstizioso? No, mai. Niente. Ma alla domenica adesso come vai, Beppe? Si difende? Ma la bici ha ferrata assistito o no? No, ci mancherebbe. Quella la lasciamo solo moderno. Grazie, bravo. Ma ti posso, mi è venuto a mente adesso e ogni tanto ce lo raccontiamo quando andiamo. Silvano era un avversario in una squadra importante e forte, perché quando scattavano loro ci arrabbiavamo parecchio. No, ma anche perché non è che scattavano per niente, cioè quando scattavano loro ti facevano soffrire, eh. Attenzione, tante volte gli andava bene, qualche volta no, vabbè, però era dura andarli a prendere e bisognava lavorare con Roberto e tutti gli altri, con Natale poi arriviamo anche a te, e tirare tutto il giorno per andarli a prendere. Nel finale di carriera, quando io ero già un po' pensionato, perché la volontà e l'entusiasmo era quella che era, quando mi trovavo qui sul Varesotto, e Silvano e i suoi compari qui me la facevano pagare perché mi portavano a fare la distanza e io venivo su, mi trovavo con loro, ma non sapevo dove mi portavano a fare dei giri lunghissimi, delle salite impossibili, Piancavallo, non mi ricordo più, su da
a un certo punto, un giorno era le tre del pomeriggio, non dovevo ancora fare 50 km per arrivare a casa, ma lo facevano apposta per farmi pagare tutto quello che avevo fatto prima. In un allenamento, lui, Botteone e tutti questi ragazzi qui, a un certo punto passavamo qui dalla zona, conosco un po' le strade ma non le conosco tutte, a un certo punto passiamo da Caravate e si erano messi d'accordo. Sinistra, sinistra, giriamo sinistra, sinistra. Una salita così durissima lì. No, no, vieni, Piccuzza, andiamo a fare Piccuzza. Cos'è sto Piccuzza? Cos'è sta salita? Insomma, mi hanno tirato matto e ci hanno fatto fare questa salita che è qui durissima, apposta, me lo facevano apposta per farmi pagare quando io li facevo. Anche perché lì non si scollina, poi no, sì, poi si torna indietro. A per forza. Ho imparato dove è questo Piccuzza, favoloso Piccuzza. È vero, ma noi volevamo allenarlo bene perché era in un momento di calo e noi dicevamo portiamolo a allenare bene, lo facciamo allenare che almeno ricomincia a vincere la gara. Quindi eravate dei buoni. E Miro cosa diceva? Beh, vabbè, Miro era gli anni prima, Miro era un qualcosa di particolare. Tu pensa che quando anch'io venivo solo ad allenarmi qui e ci trovavamo con Lualdi, tutto il gruppo, no? Chinetti, tutto Landoni, insomma chi più ne ha più ne metta, Miro era una cosa pazzesca perché tu giravi, facevi tutte queste salite qui nella zona, ma finché lui non arrivava da solo in cima alla salita non andava a casa. E a un certo punto, stanchi, presi per fame, per sonno, dicevo: Miro, vuoi arrivare su da solo? Arriva su così almeno andiamo a casa tutti, se no siamo in giro un giorno. E Miro era qualcosa di particolare. E Natale può raccontare che sei un comasco varesino, perché la tua località Mozzate è proprio al confine, sei della stessa età loro, hanno proprio la stessa età. Ah, tu a forza, come si deve. Anch'io della stessa età, no, quindi sono permesso. Io chiedo ogni tanto e dicono, ma noi ci trovavamo alla piazzetta, ma come si chiama? Che piazzetta? No, non c'è nessun nome. La piazzetta, cos'era questa piazzetta? Era un ritrovo di tutti i corridori che si allenavano della stessa zona, la piazzetta di Gallarate, e da lì si partiva, poi si faceva le strade per venire qua, poi dopo la superstrada per la piazza Pesotto e poi che ricordi hai di gioventù, delle gare giovanili con loro? Sì, con Beppe ci siamo incrociati poche volte, però una volta sono riuscito a battere, di sicuro non si ricorderà. Vediamo se si ricorda. No, ha cancellato le sconfitte. No, le sconfitte sì, non me le ricordo. Assolutamente, credo Lozza. Bravo, allora ti ricordo. E niente, invece con lui correvamo alla stessa età, abbiamo corso molto più spesso insieme. Abbiamo fatto la stessa sessione di età. Mentre la professionista? Da professionista ho corso 3 anni con Beppe a Del Tondo e niente, ho capito, no, ottimo. Lui lo so, sempre lui la stessa cosa, ma abbiamo passato tante belle avventure insieme. Leonardo era un pigrone, più pigrone di me, questo sicuramente. Lui cominciava ad andare bene a metà Giro d'Italia perché si allenava. Veniva in Riviera, che probabilmente aveva toccato pochissimo la bicicletta, un talento comunque naturale, aveva dei numeri, ma lui aveva questo vizio che non gli piaceva molto allenarsi. E più si allenava, più correva e più andava bene. Lo ricordavamo prima, però attenzione, era un po'. Come dire, era un po' duro. Io mi ricordo, lo ricordavamo prima, come si chiamava quel viale? Piano delle 5 miglia. Si partiva una tappa lunga, credo Silvano, è una tappa che poi hai fatto bene tu, mi sembra, si arrivava in Riviera, sull'Adriatico. E si partiva lì, insomma, morale, vento di traverso, pioggia, freddo. E vabbè, io ero un po' in difficoltà in partenza, si cominciava a selezionare, a fare dei gruppetti, si avvicina a lui lentamente, non si mette davanti a chiudere il buco,
viene di fianco, mi guarda in faccia e mi dice tranquillamente: oh capo, non mollare, se no dobbiamo inseguire tutto il giorno. Sì, non avevo fianco per mandarlo nel paese, però vabbè, ci siamo salvati. Beppe, compi. Dopo passiamo le domande. No, dopo le domande. Dopo che Silvano ha un uomo che è andato in galera perché aveva scritto viva Silvano Contini sull'asfalto. Beppe, tu tutti sanno che sei in Rai dal 2010, sì. Però tu hai iniziato in televisione, eh? Telecapodistria? Ho cominciato con Telecapodistria. La vedevo solo io qua. Nell'88. No, perché allora si faceva un po' fatica a vedere. Sì. No, ecco. Mi ricordo che già, sì. Forse facevi anche lo sci, cioè facevi un po' di tutto. Più ciclismo. Poi ho fatto lo sci, ma per tutto sport, tutta l'epoca tomba. E poi ho fatto dei Giri d'Italia anche per Italia 1, un anno con la Tico Svizzera, le ho viste tutte. Lo chiamano con un ingaggio. Gentone, via. Certo, sì. Allora, e dal 2010 anni. Premetto che non ho ancora visto, non ho ancora letto il libro, si parla anche dell'attività giovanile. Certo. Cosa c'è? Della pista, della strada? Tutto. Dei suoi mentori alla Buscatese? Sì, quando è andato a Varsavia, nei primi campionati europei sperimentali, e lui aveva fatto secondo, ma il primo era un americano, quindi dovrebbe essere stato campione europeo su pista, a velocità. No, c'è tutto il suo racconto, quando ha scoperto Vigorelli, e c'è tutta la sua carriera. Tutta la sua carriera, e poi ci sono le frecciate a Mosè, le sue verità, ovviamente. Ma io l'altro giorno, parlando così, chiacchierando, gli ho detto: ma tu hai vinto solo un mondiale, no? E lui, sempre diplomaticamente, ne avrei potuto vincere di più, sì. Specialmente quello del 1981. 81, ma anche quello del 78. Anche quello del 78, dove è nata, e lui dice che è nata di più la rivalità a un campionato di Zurigo, che fu un momento bellissimo, perché pensa, in salita hanno staccato tutti e se la sono giocata loro due in volata. Per noi è stata un'emozione, anche noi che eravamo a seguito, no? Moser Saronni che si giocano lo sprint, il campionato di Zurigo, che era una classica, una corsa bella. Però secondo me la vera grande rivalità è nata al Nürburgring, perché al Nürburgring 1978, lui aveva 20 anni, non aveva ancora compiuto i 21 anni, e al due giri dalla fine vanno in fuga. Beppe Saronni e Knetemann. Nessuno praticamente. Esatto, ma vuol dire che Francia, Italia e Olanda non tirano più. E lui poteva battere in volata i due serenamente tutta la vita, perché Ino e Knetemann in volata li battevano e tiravano di meno, perché giustamente lui aveva Moser alle spalle. Quindi stava andando in porto la fuga di questi tre, improvvisamente si mettono a tirare dietro i belgi, pur non avendo dei capitani. Non avendo più nessuno per vincere il mondiale. E allora lì è nata la leggenda, no? È nato tutta la leggenda di noi giornalisti, per chi lavorava in Belgi, chi è stato a farli tirare, e lui quella sera abbandonò la nazionale, come fece a Rivera un giorno, abbandonò la nazionale a Colonia e rientrò in macchina anziché prendere l'aereo il giorno dopo da Colonia a Milano, perché aveva capito che c'era stato qualcosa di poco chiaro. Ci scandalizziamo adesso in questo momento, sì, del ciclismo, perché alcuni ragazzi a 19 anni passano professionisti, sì. Ma succedeva, abbiamo Silvano, succedeva normalmente nella... Beh no, non tutti, lui normalmente per lui, perché c'è un giovane un po'. Del loro livello, no? Sì. Però diciamo, è una cosa qualcuno, che capitava, sì, già 40 anni fa, vero? Sì, sì, ma anche questa è raccontata bene anche nel libro, perché non era così facile. Il passaggio al professionismo da regolamento della Federazione Ciclistica Italiana era da 21 anni, bisognava aver raggiunto certi punteggi a carattere internazionale e via via. E io sono passato a 19, ma perché abbiamo trovato degli argomenti importanti, cioè abbiamo un po' cambiato le regole, lottato e cambiato le regole, perché anche lì abbiamo fatto qualcosa di importante. E proprio favoriti dal primo anno in cui la legge è stata cambiata e si poteva votare a 18 anni, non più a 21,
e da lì siamo riusciti a trovare un capo, questa forzatura, altrimenti non si poteva passare prima. E pensa, lui passa professionista a 19 anni e incontra in gruppo ancora Cimonti e Meris, soprattutto Meris, che era andati all'ultima stagione. Ed è bellissimo il racconto che mi fa nel libro, che dice che Meris aveva, pensa come è cambiato il mondo, aveva in gruppo attorno a sé una specie di alone, cioè avevi soggezione ad avvicinarti, no? Lo rispettavi, per cui lui, e dice, non parlava con noi giovani, ogni tanto parlava con i vecchi, ma avevi paura di andargli vicino, per paura di farlo cadere. Pensa com'era il mondo allora, forse oggi ti vado addosso. A questi corridori, questi corridori di grande esperienza, di grande carisma, i David e lei, non solo gli stati lontani, Gimondi, felice che si fanno anche lui a suo presidente, subito, e ho dovuto chiedere scusa la prima volta che ho corso in pista e l'ho battuto alle gare. Questa devi raccontarla, è troppo bella. Questa è troppo bella, il libro è uno dei capitoli. I contratti di allora erano da novembre, non da gennaio, da novembre, quindi io ho appena compiuto 19 anni, ho firmato un contratto da professionista. In ottobre o primi di novembre c'erano questi campionati indoor su pista, sempre in questa magnifica pista, in questo magnifico palazzetto. Vabbè, io mi trovo giovane, che vengo anche dalla pista, quindi era un po' il mio ambiente, e mi trovo con tutti questi campioni, no? Gimondi. Io ero alla Chic e avevo Gualazzini, Paolini, quindi dei corridori anche di grande esperienza. Morale, arriviamo all'eliminazione, mi trovo in finale io e Gimondi, ma guarda, ti dico, siamo arrivati in finale tranquillamente, senza fatica, perché quasi tutti avevano paura a battere Felice, quindi lasciavano andare, no? Proprio per questo rispetto, no, che c'era. Vabbè, io mi trovo, io non è che guardavo molto in faccia a nessuno, arrivo con Gimondi, facciamola breve, la pista è il mio ambiente, io lo batto, ma lo batto per 20 metri, cioè di brutto, sì, proprio. E io felice, contento, scendo dalla pista, scendo da bicicletta, guardo le facce per vedere se erano sorridenti, non c'era nessuno che sorrideva, nessuno. I suoi compagni di squadra per primi guardavano per terra, guardavano in giro, mi sviavano, no? Ma a un certo punto viene Paolini e mi dice, oh, ma no, non si fa così, no, Felice, vai a chiedergli scusa, vai a chiedergli, io guardo, dico, scusa, ma no, così no, sono morale, sono andato da Felice che si stava cambiando, si stava asciugando, non si è nemmeno girato, tossiva un po' come suo solito, sempre con questa tossina, ma Felice, signor Felice, mi scusi, ma non sapevano, e lui dice, giovane, un po' più di rispetto, te la farò pagare. E questa è stata la risposta di Felice. Ci siamo trovati poi a preparare da 6 giorni in Riviera, a Riano Marina, lui era con Passani, gli altri corridori, io con Gualazzini e altri, insomma, morale, mi facevano tirare tutto il giorno, Felice, contento di questo, adesso giovane te la faccio pagare, ma in realtà io ero contento di tirare tutto il giorno, mi faceva piacere, e si è creata un'amicizia, una bella amicizia, perché poi ha capito, insomma, quel che l'è, abbiamo corso da 6 giorni, e abbiamo cominciato a correre, e ovviamente non è che ti agevolava, però sai che allora quei corridori lì, solo non averli contro era già un grande vantaggio, e quindi con Felice c'è sempre stato un po' un rapporto, un po' di amicizia, non troppo, un po' di amicizia, ma questo è stato l'incontro mio con Felice. Ma e invece con Moser c'era un po' di guerra, Gimondi Moser. Sì, Gimondi si è scontrato anche con Francesco, però sai, anche per Moser scontrarsi con un elemento carismatico come Felice, no, ha sbattuto un po' contro un muro, quindi ci ha un po' rinunciato, anche perché veramente quei corridori lì era qualcosa, non ci potevi andare contro, avevano un carisma e un appoggio incredibile. Comunque, per tornare veramente mondiali, lui ne avesse vinti 3, sarebbe stato normalissimo, perché quello del 2-2
Praga non parliamo. Lui mi racconta nel libro che è andato più forte a Praga che a Tutti. È andato più forte l'anno prima, quindi figura. Qui siamo nella terra delle Tre Valli, no? Le Tre Valli Varesine. Una Tre Valli mi sembra la prima che arrivo previsto in pista, poi giornata di pioggia, arrivi con due compagni di poter. Quando pioveva faceva freddo andavo bene, perché dopo, negli anni dopo, quando faceva freddo pioveva non è che mi trovavo molto bene. Però lì sì, e mi trovo nel finale, sai, per la Varesine sono percorse, allora poi un certo chilometraggio, molto dure. Poi tra l'altro la partecipazione, c'erano tutte le migliori squadre, le migliori nazionali, i migliori corridori. Chi vinceva una di queste corse era sicuro di far bene al mondiale, non scappavi, era un banco di prove incredibile. Vabbè, morale della favola, mi trovo nel finale con Edwards e Paccio Luardi, due corridori della Samson. Francesco si era fermato, non lo so. Scusa, Luardi era anche lui un tuo compagno di allenamento? Sì, tutti i compagni di allenamento, però di squadre diverse. Allora quando ci allenavamo eravamo tutti amici. Vabbè, giustamente quando eravamo in corsa ognuno faceva la sua corsa. Ma il bello è che arriviamo in pista, non si poteva fare l'arrivo sul velodromo, sulla pista, perché pioveva e si è fatto sul tarta. A un certo punto vedo che nell'ultima curva, all'entrata dell'ultima curva, c'è una pozzanghera bella, bella importante. E ad un certo punto, poi con Paggio, cioè, ci abbiamo riso sopra tante volte, allora io parto lungo, punto la pozzanghera e loro a ruota. Sai, non era facile perché allora non c'erano occhiali, non c'era niente, veniva su tutta l'acqua, quindi era difficile anche vedere, guardare. Ad un certo punto io punto la pozzanghera tutta e poi mi sposto. Loro c'entrano dentro in pieno e si trovano un po' persi. È chiaro che ero avvantaggiato perché ero più veloce. Ma il problema che mi ha raccontato poi Luardi, il Paccio, che ne hanno prese, ne hanno sentite da Francesco, guarda una cosa incredibile. Quella è stata la mia prima terra. È stata la più bella? È stata la prima perché ero giovane, perché non pensavo di vincere, non pensavo di andare più forte. Anche l'ultima però mi sa. L'ultima è stata bella per un altro motivo. Quella lì, la prima lì, ti devo dire, è stata una bella cosa. Poi tu sei molto, molto affezionato naturalmente anche alla Colombia, no? Tendo un'altra, un po' meno forse. C'è più quello delle sorpresa. Per la Regnanese non ci sono, no? Un po' meno perché era una corsa che era meno adatta a me, nonostante che era una corsa veloce, però non si faceva la Valle Olona, però poi c'era un tratto di pianura che andava alla riva, non mi riusciva mai di fare il risultato. L'ho vinta due volte di fila, ma solo perché si faceva l'arrivo sullo strappo, un atteccettino, le due volte. Si ricorda qualcosa di un atteccettino, Silvano? Quando c'era l'arrivo sul strappo, le altre non mi andavano giù, e l'Agostoni tra l'altro un'altra corsa importante. Ho letto, non so, non sul libro perché, ti ripeto, non ho ancora molto modo di leggere, che a una sagra di inizio, tu arrivati decimo, avevi come direttore sportivo Ugo Colombo, può darsi, e lui reclamò perché diceva che quell'anno tu eri stato sfruttato dalla nazionale, no? Dalla nazionale per tanti ritiri, e quindi non eri pronto per queste gare, quindi magari un po' più impegnative. Sì, ma io ero nel giro della nazionale, e quando sei nel giro della nazionale devi anche seguire un po' le loro direttive. E ad un certo punto a me piaceva correre un po' più su strada, e questo non me lo permettevano. È stato lì un po' la rottura che io ho avuto con l'ambiente della pista. Io volevo correre su strada e loro non me lo permettevano. Quindi ero anche poco allenato su strada. Ma mi stai ricordando, voglio ricordare questa cosa, Ugo Colombo, e allora erano direttori sportivi che te la raccomando, quelli tosti, Olimpiadi. Corro l'Olimpiadi, quartetto, vabbè, non andiamo bene per vari motivi, non sappiamo ancora oggi perché. Allora, stiamo parlando del 1977. 76, scusa, 76. Corriamo
quartetto in pista, non facciamo bene, allora non è come oggi che ogni giorno torni a casa, ci sono i voli, lì ogni settimana c'era il volo di ritorno. E noi siamo rimasti là una settimana a guardare le altre gare. L'atletica, bellissimo, è una cosa veramente magnifica l'Olimpiade. Però siamo stati là, io come un buonaccione, un frescone, arrivo a casa, mi chiama Ugo Colombo e mi dice: ah, allora Corridore, com'è andata, cosa hai fatto? Ti sei allenato un po'. Ma no, sai, siamo stati là, dai, abbiamo fatto un po' di vacanze, abbiamo visto, non dice, guarda, lava la bicicletta, prepara la borsa che domani mattina partiamo per il Val d'Aosta. Cioè io ho fatto un anno e mezzo di pista, questo erano quei tempi. Allora, adesso lasciamo un po' di spazio magari alle domande dei tanti amici che ci sono qui questa sera, non prima di aver chiamato qui il delegato allo sport di Dimitri Giudici. Cioè, dico un po' l'applauso, non glielo faccio. Perché riprendi tu per cortesia, anche se mi abbasso non mi alzo più, non per altro. Perché ha un omaggio per i nostri ospiti di questa sera. Tu, oltre che anche lui, non è che quei delegati dello sport che si vede anche da qui, che si siede dietro la scrivania e non sa neanche cos'è una bicicletta o un pallone, è attivamente coinvolto nell'attività giovanile. Si vede, buonasera. La ciclista, devo ammettere di no. No. Anche se mio papà invece è ancora un appassionato di ciclismo, mi ha fatto vedere un sacco di corse, di Moser, di Saloni. Di Saloni, Moser. La fregatura è che la mamma è trentina, quindi... E niente, non ho però preso le orme della bicicletta, lo seguo come tifoso, lo seguo ancora adesso. Sono qui a rappresentare l'amministrazione comunale, a farvi un piccolo presente. Grazie. Prego, consegno io. Voilà. Prego la consegna. Abbiamo una valletta disponibile, no? Non è arrivata? Sì. Cosa sono? Fare. Ah, questo è il dolce di Cintiglio, questo qua. Quello che fatto con le uova che usava Alfredo Vita, quante l'anno non è quante ne ha preso. Ma sai che la storia è bellissima, io ve l'ho ancora intervistato Alfredo Vita, 90 anni, l'ho intervistato nel 1980 e questa storia delle uova mi raccontò lui proprio Alfredo Vita. Che a un giro di Lombardia pioveva, brutto tempo, freddo e tutto, e un tifoso gli aveva dato delle uova e lui le batteva sul manubrio, le rompeva e poi le succhiava, così rosso, solo rosso, no? E poi solo mi ha detto, solo che è piaciuta così tanto questa storia, ogni volta che la racconto aggiungo un'uova e te la racconto, ma non era vero, si divertiva. Ok, grazie. Allora, adesso diamo spazio alle domande. Chi vuole iniziare a chiedere qualcosa? Vi do 5 euro. Sai che rompo il ghiaccio io, ti racconto solo un aneddoto a Beppe. Allora, veloce, quello della mia mamma che ti ho raccontato. Il giorno del mondiale, sì, 2 anni fa, mi chiama Francesco, che era a Mulino Rosso, mi dice: vieni a prendermi che voglio vedere il percorso del mondiale. Io stavo in ferme, eravamo a metà, lo vado a prendere con Bubone, facciamo un giro per il mondiale e poi dico: dai, andiamo un attimo al centro di Oro, ti faccio conoscere 2 amici. Mia mamma aveva fatto le cure a Moser nel 1975 quando vinse la Coppa Placido e rimase una settimana a fare le cure a Riolo Terme, e quindi è lei che mi aveva fatto conoscere Moser e io ho cominciato a dare bicicletta lì. Però io 2 anni dopo sono diventato sovramiannio sfegatato, perché c'eri te. Allora mia mamma sapeva solo di Saroni. Quando arriviamo in centro Riolo, dico: mamma, gli dico Francesco, c'è mia mamma che ti ha fatto le cure, vieni un attimo che te la presento. Mia mamma non è arrivata ad ascoltarmi, dico: mamma, ascolta, ti presento, lo so, è Saroni. E io, no, dico, allora, e Francesco fa: veramente Saroni era più piccolino.
pensavo che tirava fuori qualcosa di diverso. No, mi sarei seppellito. Volevo ringraziare Luca Carraro, che è questo signore che si alza adesso, che ha già la maglietta celebrativa, ma perché lui ha messo a disposizione tutto questo suo materiale. Quindi invito a visionare, proprio a titolo di giornale, e guardato. Lui praticamente ha un condominio, lui vive in due locali, il resto è tutta roba di ciclismo che collezione. Quanti bici hai? Una ventina dagli anni 20, a domani tra l'altro avrò una bici da cronometro 87 e in maniera tale da unire, due secondi, da unire l'anno della del Tongo di Silvano con Saronni, perché correste solamente nel 87 giusto insieme della del Tongo. No, lui sta parlando della del Tongo, andiamo concentrati, qui è difficile. Esatto. No, perché tu fai le cose difficili. No, allora, nell'87 hanno fatto nella stessa squadra e avevano quella bici. No, non avevano quella bici perché è una bici di Battaglini, che è stato un altro vostro protagonista e un grande personaggio anche Battaglini. Quella maglia lì è nell'87, quindi quella è la maglia che vi accomuna comunque. Poi domani la userò, sarà lì e poi domani la metterò. Quella là è la prima. Allora, noi abbiamo quattro maglie che invece sono di Mauro. Cosa sono? La prima, la SIC, proprio prima originale. Sono tutte Vittore Gianni, quindi non sono delle imitazioni. Vittore Guarda Gianni, se dice le cose giuste. Vittore Gianni era il miglior bagliettino che c'era, no? Quindi via. E quindi c'è la prima che è SIC, con la maglia con SIC vuol dire che è elegante. Io quando passo di fronte lì a Viarolo, parte, mi faccio sempre scena della croce lì in autostrada. Guardo, se vengo su e a sinistra è già passato dalla croce. Hai comprato una cucina e te l'ho fatta? No, della del Tongo, ho preso la cucina. Poi c'è quella della GIS, del Tongo proprio la prima dell'82, poi dopo quella della Malvo e l'ultima della adesso voglio, Diana. Voglio sapere quale manca. La Diana. Diana. Ma c'è la Diana. Dov'è la Diana? La principessa? No. Anche le guardie, andiamo. Sono disposto a cooperare. Dove va? Chi è che può fare la domanda? Intanto che il signore abita alla Venova a prendere la maglia della Bianca. Ecco, prego. Perché non organizzare un incontro ancora con questa sera? Sarò di nuovo. Ma perché lo fanno già tutti, no? Giusto. L'abbiamo fatto tante volte, ma non ti preoccupare, guarda che le cose, Beppe, testimoni, guarda che tutte queste cose che racconto, che dico, lui le sa perché gliele dico. Non pensate che se c'è Mosè io non gliele dico. Gliele dico tutte, ovviamente questa è la mia verità ed è la verità vera. Ecco, questa che è sul mio braccio è una maglia di un professionista. Dimmi Gianluigi. Allora, Beppe, quattro trevalli come Gianni Motta, però ai punti tu sei in vantaggio, perché sì. Hai fatto un secondo, sì. Sentiamo appunti. Ma sai, quando trovo Gianni gli dico queste cose qui, gli dico però guarda, rimaniamo a pari merito, non voglio essere davanti, anche perché Gianni Motta era il mio, quando ero giovane, e andavo a vedere le corse con mio padre, le corse. Vedi questi corridi, mi ricordo di aver visto Gianni Motta a un giro del Piemonte, arrivava a Doleggio o giù di lì, una zona così. Marano Ticino, bravo, Marano Ticino. E Gianni Motta era un atleta che a me piaceva tantissimo, era un qualcosa di eccezionale. Quindi dico Gianni, rimaniamo pari, anche se a punti sono un po' avanti. Quarta Trevalli, il giorno prima, con tutta la del Tongo, ha scalato il Comignone. La sera sono venuto a trovarti al Palace a Varese e ti ho detto Beppe, domani voglio la quarta, sei stato di parola. Sì, ma guarda che quella volta lì è stata un'impresa, forse anche meglio, hai ragione, della prima, perché battere Guido Contetti in quell'arrivo lì, come andava Guido Contetti in quegli anni lì, non era mica facile. È stata la quarta sì, è stata un'impresa. Peppe Conti, sì. Non solo ciclismo, no. Perché ho visto libri su Gustav Töni, sì.
poi uno molto bello, mangiare, bere, pedalare, molto interessante. Ah, quello va bene anche per me. Ha controllato, quello è bello, sì, e da più esaurito, ho trovato 40 ristoranti in Italia legati al cibo e racconto il mangiare il bene di questi posti. E poi questi sono i libri del ciclismo. E poi quel libro, visto che nel suo petto batte un cuore granata, Torino 76, bravo. Tanto per dire Castellini Santin Salvadori, Patrizio Sala Mozzini Caporale, Claudio Sala Pecci Graziani e Zaccarelli Pulici. Con il panchina Gigi Radice. Bravissimo. E io allora ero corrispondente da Torino della Gazzetta dello Sport e seguivo tutti i giorni in Torino al Philadelphia, e vincere lo scudetto con quella squadra è stato... Io avevo 25 anni, l'ho raccontato in questo libro, ma se entrassero qui, quelli che hai citato alla grande, sei bravissimo, è come dei reduci, si abbraccia. Come, perché siamo dei reduci? Perché eravamo tutti, avevamo tutti quell'età ed è stato un momento molto bello. Molto bene, Gigi Radice. Sì. Quando 70 anni fa è nata la Procicchiglio Football Club di calcio, naturalmente, la prima partita che la Procicchiglio ha giocato è stata con i ragazzi del Milan. Dei ragazzi del Milan giocava uno che tutti dicevano un biondino, un biondino, un biondino. Chi era questo biondino con il numero 10? Gigi Radice. Numero 10, strano, per lui era un maniale. E per l'occasione forse hanno detto, beh, un bel numero, diamolo a lui oggi. Che era quello di Rivera. Sì. Grazie a tutti e due. Prego. Basta da Trento, no. Basta da Trento. Buonasera a tutti. Dovete mandare col vostro accento. Sì, no. Lui è piemontese. Io sono piemontese. Mi ha avviato il papà verso Beppe perché diceva che comunque è rinato a Novara. Però comunque volevo dire che per noi trentini era difficile tifare per Saroni, no? Perché insomma si arrivava a menarsi insomma nei bar, no? Io per fortuna che sono una testa, quindi non avevo paura. Però la questione è che vabbè, Beppe ci ha illuminato la vita come tifosi, è stata una cosa emozionante e noi quando noi possiamo vedere lui siamo felici. Ma quello che volevo chiedere, ma più a Beppe Conti, perché Saroni credo che sappia cosa risponderebbe. Cioè noi siamo sui social e continuiamo a litigare tra saroniani e Mosè, ma in maniera, insomma, chi ci segue qualcuno viene espulso da Facebook, quindi insomma siamo ancora sulle bellissimo e a 40 anni di distanza. La nostra teoria è che intanto che continui adesso prendo un libro, sì, e ti faccio vedere una foto, una foto che è emblematica. Guarda questa foto fatta in Trentino. Andate a pagina. Tanto ce l'ho detto. Sì, guarda, c'è quello del tifoso che mi sta raccontando delle belle cose. Era durissima. Sì, ma guarda che questo non era niente. No, ma lo sappiamo, noi, cioè, loro ti odiavano veramente, ti odiavano veramente. Tenevano a Mosè in maniera miseria. Comunque la questione è che noi dibattiamo questa tesi, che tra un campione e un grande campione la differenza la fanno i giri, i grandi giri. Ora Saroni era 2-0 contro Mosè. A un certo punto, nell'84, Mosè riesce a vincere questo giro. Per noi la carriera di Mosè era finita nel 1983, quando si ferma ai piedi del San Fermo, e Beppe vince il giro e la Gazzetta titola "Il male di Mosè è Saroni". Lui non corre praticamente più, si prepara per il record dell'ora con Conconi e poi a seguire, senza far preparazione, vince una Sanremo e un Giro d'Italia. Noi non li riconosciamo quei titoli. È evidente che sono truccati, neanche loro sono, no, ma io dico per gli addetti ai lavori, ma questa storia non è mai venuta fuori. Tra i ciclisti se ne parla, Contini qualcosa ha detto prima, Visentini più volte ha raccontato, ma voi addetti ai lavori, cioè li riconoscete queste due grandi vittorie? Perché fanno la differenza tra Saroni, che è un campione puro sangue, e Mosè, che era un brocco e un mulo che tirava solo e basta. No, ci cacciano fuori. Ma è lo stesso. Calma.
noi ne parliamo anche Beppe Conti, che allora seguiva, era simpatizzante di Francesco, vedi che ha già scritto due libri su Saronni. Piano piano arriveremo a chiarire anche questa faccenda. C'è un pezzo sul libro che spiega, ovviamente, dal mio punto di vista, quella, diciamo, quella seconda giovinezza. Bisogna toglierla, però sai, quello che tu chiedi, per tu, la domanda che ti sei fatto, ce la siamo chiesta anche tutti noi in corsa, io, Silvano, Gentili, ma tutti quei corridori di allora si sono fatti questa domanda, ma purtroppo, e sapevamo anche la risposta, ma purtroppo queste cose non le puoi dire. Ma possiamo anche organizzare una petizione, raccogliere firme? Noi ci siamo. No, pensa che c'è proprio un capitolo di questo libro, I trionfi di Mosè all'84 in Messico, a Sanremo e al Giro. E il titolo che avevamo fatto, io e lui, era Francesco era un campione finito, poi a farlo rinascere è stata la scienza. Sue parole, poi ha detto, ma forse è un po' troppo finito, e abbiamo messo un campione in disarmo. Questa è stata la correzione sua, saggia. Però sa, ci ha fatto bene. Secondo me quella più giusta era quella ideata da lui. Sai, io sono un buono, e quindi. Però voglio dire, lui si è affidato alla scienza. La scienza. Si è affidato alla scienza. Ma guarda che. Doping era. E non puoi tornare più a tre. No, su questo non sono d'accordo, perché. Perché? No, ti spiego, perché il cambio del sangue non era doping. Dal momento in cui è stato doping, con Coni non l'ha più fatto. Volevo concludere sul tema di quella maglia lì e di Godwood. Volevo concludere, perché forse qualcuno l'ha sentito, a Godwood non si poteva scrivere sulle strade, era la contea, era di un conte. E un tifoso italiano ha messo dentro che aveva scritto Viva Silvano Contini. Una cosa, l'ho messo dentro, non vide il mondiale perché aveva scritto Viva Silvano Contini. E quindi e un'altra cosa per me molto importante, quella maglia lì, i cinque colori rappresentano i cinque continenti, no? Come lo leggete. Bisogna onorarla quella maglia lì quando te la metti, dal primo giorno fino all'ultimo giorno. Quando ha vinto, mi sembra, le Blanche in Sicilia, no? Vinse il mondiale, se mi ricordo, il francese, no? Non ha vinto niente. L'anno dopo ho sfogliato tutti i dati che c'erano, che dovreste avere anche voi. Sono andato a vedere, nell'anno solare, dal giorno in cui uno si mette la maglia campione del mondo e se la toglie 364 giorni dopo, cosa ha vinto? Non mi interessano i 260 di Mosè, i 195 soldi. Cosa ha vinto? Lui è stato battuto solo da uno. Da chi? Da Eddie Merckx, che nel 1974 con la maglia campione del mondo ha vinto una classica in più. Quindi essere battuto da Merckx vuol dire che sei stato un grande campione. Si diceva che la maglia di Data è una maglia stregata, che quando la metti non vinci più. È vero, lui invece Lombardia, Sanremo e Giro. Mi sembra, correggetemi se sbaglio, che nel 1982 abbiamo vinto anche qualcosa col calcio, no? Sì. E Beppe mi confermava l'altro giorno che in Quirinale il Presidente della Repubblica avete avuto lo stesso trattamento, voi ciclisti, con i calciatori, no? Giusto? Sì, l'abbiamo avuto dopo. No, dico appunto. Perché qui è intervenuto Alfredo, è stato bravissimo, no? Come spesso e volentieri non eravamo d'accordo con Alfredo, grande persona, grande amico di Alfredo. Però lì Pertini aveva mandato solo un telegramma di congratulazioni ad Alfredo, dicendo bravo, Saronni, la squadra.
risposta che lui gli ha dato è stato a un presidente della, è stata una cosa favolosa, indignato perché avevano premiato tutti i campioni del mondo di calcio e non avevano ricevuto noi, e Pertini si è scusato e ha detto: guarda Alfredo, prima data disponibile, vi convochiamo e così è stato, siamo andati, abbiamo ricevuto il premio e sono diventato cavaliere a meriti sportivi, ma grazie ad Alfredo, perché in realtà era giusto, giusto. Abbiamo altre domande, se siete in giro per domani mattina. Direttamente dalla Toscana, ma parli in lingua originale. Buonasera a tutti, tra l'altro io vengo da Calenzano, è il paese natale di Alfredo Martini. L'anno scorso Giuseppe è venuto per i 100 anni della nascita. Ma io, Beppe ha vinto tantissimo, no? Però credo una delle vittorie più belle, anche come Silvano, sia quella di vedere a distanza di decenni ormai da quelle imprese, quanta ancora passione e amore c'è nei suoi confronti. Io credo che questa sia davvero una delle vittorie più belle. Perché sono stati anche anni belli per noi tifosi, anni di sanguinose faide con Rosariani, ma io credo che questa rivalità abbia contribuito a dare tanta popolarità al civismo e abbia fatto bene in un certo senso a loro due, anche se qualche corsa l'hanno persa perché hanno magari corso per far perdere anche l'altro, ma questo era nel gioco delle cose, un po' come il Palio di Siena, si cerca soprattutto di non far vincere la contrada avversaria. Ecco, una domanda a Giuseppe, ci sono queste vittorie strabilianti, no? Io però ho alcune vittorie nel cuore, che è la volata di Vieste del 79, la Rimini San Marino del 79 e soprattutto la Freccia Pallone dell'80, perché lì veramente fece un gesto atletico che ho visto fare da fuori, perché togliersi in salita dalla ruota in progressione, attenzione, non sullo scatto, è stata veramente una cosa che ho visto fare a fuori, perché Ivo è stato un campione straordinario, io lo considero a livello quasi di Merckx e di Coppi, sicuramente tra i più forti ciclisti di ogni epoca. Ecco, io da Giuseppe vorrei un ricordo di quel giorno e poi mi collego anche a Silvano, perché Silvano ha vinto una legge Bastoni. Sì, ecco. Silvano ha avuto un rapporto veramente importante con il nome. Sì, sì, a Lombardia del 79. Mi sei trovato spalla a spalla parecchie volentieri con Bernard, l'hai battuto anche tante volte. Però una volta l'ha messo in crisi, anche lui nella tappa del processo, l'attacco della Bianchi, ne avremo due o tre da raccontare, ma il problema è che poi domani mattina siamo in crisi. No, è vero. Posso aggiungo una cosa sulla Liegi. Il mio rimpianto da tifoso principale per me è la Liegi dell'83, perché il mondiale alla fine l'hai vinto, no? Quello che è mancato, quella Liegi con quel mix davanti. La Liegi c'è mancato poco, Roberto e la squadra hanno fatto il possibile, c'è mancato un compagno che potesse chiudere quei 50 metri, purtroppo è un grande rammarico, certo. Sarebbe stato un qualcosa di eccezionale anche, ma era vinta, perché bastava chiudere questo buco, ma purtroppo non è andata bene. La Freccia Vallone sì, è stata una grandissima bella cosa, ma anche perché poi veniva dopo la vittoria di Francesco alla Rovella, no? E quindi sai, lì c'era un orgoglio, era fuori l'orgoglio. Francesco vinceva la Roubaix e c'era Beppe Conti che mi sfotteva ogni volta che mi vedeva. Quello là ha vinto la Roubaix, quello là. E io cosa ti ho detto? No, è stato bellissimo. Pensate cos'era il ciclismo in quei giorni. 1980 Moser vince la terza Roubaix consecutiva, è l'unico che ha vinto tre Roubaix consecutive per distacco. Il maglio tricolore, un momento bello. Lui c'è la Roubaix, arriva lunedì in Belgio, noi tutti andiamo a sentire cosa dice e lui dice: ma la Roubaix non l'ho vista ieri, no? Non l'ho neanche vista, perché per me non è. Ma c'era la corsa ieri. Ed
ma dice, ma non è più una corsa, è un ciclocross, è una corsa da abolire. E noi a lei giù a scrivere, però due giorni dopo la Freccia Vallone ha fatto questo numero incredibile. Quindi pensate ai giornali, no? Moser che vince la Roubaix, lui che dice che da abolire e però vince la Freccia in quella maniera, e veramente il ciclismo faceva ombra al calcio e agli altri sport allora, perché erano personaggi così, erano grandi personaggi. Ma tu Beppe hai fatto anche del ciclocross, anche ti assorbiate che non era così semplice, no? Facevamo anche questo per tenerci in allenamento. Il problema è che i ciclocross di allora non erano come quelli di oggi, che giustamente oggi sono molto pedalabili, da fare tanto in bicicletta. E allora c'erano i crossisti veri, no? Il Litano, e c'era da fare tantissimo a piedi, bisognava correre a piedi col fango, però lo facevamo anche per la zona, ce n'erano tanti, per tenerci in allenamento, ma anche per portare a casa 4 lire, per l'amor di Dio, che tutto non guasta certamente. Però era un bel impegno anche questo, e ce n'erano tanti qui nella zona, tantissimi. Dicevo Solbiate perché mi ricordo Solbiate, Borgo, Solbiate con quella scalinata che tu fa ieri. Ma lì guarda, un attimo, perché poi è tardi. Ma lì io vado con mio fratello, io ormai campione del mondo, ne ho fatti tanti, ma quella volta lì vado a provare il percorso, prima di partire provo il percorso. E mio fratello dice, dai, vieni, seguimi. Ma vabbè, io lo seguo questa scalinata, io la facevo a piedi, lo facevo in bicicletta, vabbè. Si attraversa la strada e poi a un certo punto da questa strada lui sparisce. E sembrava fosse caduto in un buco. E invece no, era la scappata che lui faceva in bicicletta, che i crossisti facevano in bicicletta, una cosa paurosa, impressionante. Io sono arrivato là, ho guardato e ho detto, no, non mi spiace, il giorno non ci si va in bicicletta. Però si faceva anche questo, ma un po' tutti. Modi, anche questa gente qui faceva cross, si correva in pista, facevano i seggiori, insomma, si faceva tante cose. Direi che siamo addirittura d'arrivo, perché domani mattina, chi pedali voi domani mattina? Tutti. Due, tre, quattro, cinque. Io tengo giù la mano perché se no è un problema. Grazie allora, Sergio per questa bellissima serata. Il ritrovo alle ore 8, la partenza alle 9.15, per fare 60 km avete un'ora e mezza. 60 ore e mezza, 40 facciamo. Solitamente quando fate un'oretta c'era scritto 56. Allora, adesso, prima di andare via, vi invito Contini. Lungo. Saluti. Natale. Saluti. Corretta. Giorgio Giannini. Il signor sindaco. Rossella Magnani, il delegato allo sport di tutti i giudici, così dietro a questi, il fotografo ufficiale, venite qui dietro le maglie, qui che facciamo una foto ricordo di questa serata, non se prendi una certa età non accrociatevi perché sennò se dopo capisco che può essere un problema. C'è anche il vice sindaco, dov'è che non è? Eccolo, di corsa, lui è una sveglia, venite un po', facciamo mettere un po' così, perché dopo mi dicono che io comando sempre, facciamo un po' così, ambatto, in italiano, lei che è di Firenze, ambatto di Firenze, no, e consigliere al turismo, fa fotografo, dai, allora vieni di qua, consigliere al turismo, ok, fate un po' se mi cerca come fanno quelli bravi. Ci stiamo tutti? Tirate dentro la pancia, voi applaudite, che tanto è messa, ok? Poi, fate bene, Simonetta e Enzo Tolomeo, che sono gli organizzatori di questa serata, assieme a Giordano Zimonti, che dalla macchina, quel signore lì, che fa fotografo anche lui, che almeno è stato anche lui sulla foto, venite di corsa però, ok? E voi vi mettete qua davanti, accosciati. Vince accosciati. Sì. Allora, ok. Dai, avanti. Salta, sta facile. Oh, giù. Ok. Ci siamo. 1, 2, 3, 4, 5, via.
grazie a Beppe Conti, grazie a Giuseppe Ferragni, appuntamento domani mattina, vi aspetto tutti.